Ogni volta che la vedo rivedo tutto il percorso fatto, a partire da Palo del Colle nel mio paesino dove sono cresciuto, ad arrivare fino sul tetto dell'Olimpo. Quindi per me questo è il giusto riconoscimento per tutti gli sforzi fatti, la fatica, i chilometri, il sudore, è tutto. Quindi ogni volta che la rivedo, rivedo diciamo il film della mia vita fino a qui. Però cioè, tu l'hai detto molte volte che eri proprio sicurissimo di vincerla, quindi ma te l'immaginavi così? Allora, sicurissimo no, nel senso io ci credevo tanto, però una cosa è crederci, una cosa è farlo davvero. Quindi ci ho messo più o meno 3 settimane a capire buona parte dell'impresa che sono riuscito a fare, quindi non ho parole per spiegare le emozioni che ti dà. Ogni volta che la guardi è un'emozione diversa, perché scopri nuovi dettagli, vedi nuove sfaccettature, è veramente bellissimo. No, perché parlando con tua moglie, no, dopo che avevi vinto l'oro, lei mi diceva, no, lui si metteva proprio davanti allo specchio e cantava l'inno. Sì, diciamo, ho fatto un po' le prove, perché vedendo al Taekwondo Vito dell'Aquila pugliese vincere l'oro, poi Samele ha vinto nella scherma l'argento, 2 pugliesi nel primo giorno, ma mi ha caricato tantissimo. Puoi vedere anche Jacobs che vince i 100, una cosa fenomenale, Tamberi che vince l'alto in 10 minuti tutte e due. Ho detto, perché io non posso farlo? Cioè, ci credevo ancora di più, mi hanno dato una carica anche loro, mi sono un po' autoconvinto di potercela fare, anche perché le statistiche non mi davano favorito, però le statistiche le lasciamo da parte e noi gareggiamo.